Partire la diretta. Buonasera a tutti e tutte e benvenuti al primo incontro dell'edizione 2022 di Orizzonti in Medicina e Biologia. Io sono Ada Visentini e questa è la mia collega Lara Camerini e siamo studentesse del secondo anno di Medicina e Chirurgia presso la Scuola Superiore Sant'Anna. Prima di iniziare vorrei brevemente presentarvi questa nostra istituzione per quelli tra voi che non la conoscessero. La Scuola Superiore Sant'Anna è un'università pubblica alla quale gli studenti possono accedere esclusivamente per merito attraverso un concorso nazionale. Gli studenti della scuola hanno l'opportunità di associare la loro carriera universitaria ad un percorso appositamente creato sulla base dei loro interessi. Ciò avviene all'interno di un ambiente multidisciplinare, altamente stimolante, dove gli studenti di diverse classi accademiche si ritrovano a condividere gli stessi corsi, gli stessi progetti e a vivere nello stesso ambiente. Hanno quindi la possibilità di confrontarsi, di crescere insieme, sia accademicamente che come persone, in un ambiente dove nuove idee nascono e maturano. Nonostante questa istituzione sia stata fondata solamente 35 anni fa, in breve tempo ha raggiunto un alto prestigio nel panorama internazionale, sia in termini di educazione che di ricerca, essendo così menzionata nei principali rankings universitari. Ad esempio, nell'ultimo Times Higher Education World University Ranking, la Scuola Superiore Sant'Anna ha ottenuto la settima posizione tra le migliori giovani università al mondo. La nostra è un'istituzione in costante cambiamento e offre la possibilità ai suoi studenti di rimanere al passo con le più innovative scoperte. Il Dipartimento di Scienze Mediche della Scuola ha recentemente inaugurato il Simulabo, uno strumento per la didattica in ambito medico che offre la possibilità di simulare processi diagnostici e terapeutici in grado di riprodurre la fisiologia e la fisiopatologia umana. La scuola, inoltre, si propone di offrire una formazione in ambito medico quanto più ampia possibile e con questo obiettivo è stata la prima in Italia a proporre un corso di Space Biology, ospitando anche un intervento dell'astronauta Paolo Nespoli, un corso di medicina climatica e ambientale e corsi sempre più interdisciplinari, intersecando il percorso medico con l'ingegneria, le biotecnologie, l'economia e l'etica, offrendo sempre nuove opportunità ai suoi allievi. Questo fervido ambiente culturale ha stimolato anche l'istituzione di questa serie di seminari intitolata Orizzonti in Medicina e Biologia. Questi seminari ci danno così l'opportunità di ospitare molti ricercatori brillanti e devoti alla scoperta medica, che ci rendono partecipi della loro esperienza di ricerca. Colgo anche l'occasione per ricordare che questa è la decima edizione di questa iniziativa, la quale, grazie all'impegno e alla passione di tutti coloro che hanno contribuito in passato e che continuano a farlo nel presente, è cresciuta costantemente negli anni, raggiungendo un pubblico sempre più vasto e poliedrico. Prima di iniziare l'incontro, ci piacerebbe poter condividere con voi un piccolo riassunto della scorsa edizione di Orizzonti attraverso questo video. Partirà subito. Thank you.
e inoltre di alcuni allievi e allieve a cui abbiamo chiesto cosa significasse per loro orizzonti, e ringraziamo quindi Beatrice Annunziata Milano, Filippo Leonetti e Alex Isakov. Orizzonti è un'immensa opportunità, non soltanto per noi allievi, ma anche per chiunque assista alle lezioni degli ospiti. Quello che io personalmente apprezzo di più di Orizzonti è che siamo posti dinanzi alla scienza, alla ricerca, a come appunto la ricerca si muove fuori, nel mondo reale. Noi studenti siamo solitamente abituati a lezioni, a imparare, ad un mondo un po' grigio di nozioni, così invece siamo messi dinanzi a come si muove la ricerca. Vengono invitati ospiti più eminenti fino a premi Nobel e noi abbiamo l'opportunità di avvicinarli e avvicinarci al loro mondo. Credo che sia un'opportunità immensa e preziosa che dovremmo accogliere con gioia. Sono stato il referente di Orizzonti dell'anno 2020-2021. Come referente ho organizzato in prima persona Orizzonti. Per prima cosa, sicuramente la possibilità di parlare con dei luminari a stretto contatto, come ad esempio il professor Guido Rasi, oppure anche la prorettrice dell'Università Statale di Milano, Maria Pia Bracchio. In particolare, grazie a quest'ultima, sono riuscito, diciamo, ad entrare in contatto con una serie di ricercatori e professori dell'Università di Milano, da cui ho chiesto, diciamo, per andare in laboratorio da loro nelle estate future. Di conoscere la ricerca in prima persona. Sono venuto qui a Sant'Anna per fare ricerca, per apprenderla, quindi riuscire a vedere le persone, ascoltare e imparare dalle persone che stanno dietro a quelli che sono i limiti della ricerca del 2022, penso che sia un'ottima opportunità. Allora, adesso ringraziamo la professoressa Perani per aver accettato il nostro invito e lasciamo la parola al professor Vincenzo Leonetti che si occupa di questo progetto e che introdurrà l'ospite. Buonasera a tutti e benvenuti a questo primo appuntamento della decima edizione del corso Orizzonti in Medicina e Biologia. Un giorno molto importante perché è un giorno dove le nostre funzioni cognitive sono chiamate in questo caso alla memoria. Oggi è la giornata della memoria, una giornata internazionale con la quale ricordiamo tutto ciò che è accaduto durante la Shoah, 27 gennaio. Ringrazio la professoressa Daniela Perani dell'Università Vita Salute San Raffaele di Milano che ha accettato l'invito della classe di scienze sperimentali a tenere una lezione oggi, docente per un giorno alla Scuola Superiore Sant'Anna. E alcune informazioni. La professoressa Daniela Perani si è laureata nel 1978 con laude presso l'Università degli Studi di Milano, dove si è specializzata in neurologia e radiologia, successivamente nel 1982 e poi nel 1986. Nel 1987 le è stato conferito il titolo di Honorary Research Fellow presso la MRC Cyclotron Unit and Department of Neurology dell'Università di Londra e responsabile di un importante centro di ricerca, anzi a capo della ricerca presso l'Istituto per le Tecnologie Biomediche Avanzate a Milano e direttore del corso di dottorato in neuroscienze cognitive presso l'Università Vita Salute San Raffaele di Milano, dove contestualmente dal 2015 ad oggi è anche direttrice
della scuola di specializzazione in neuropsicologia. È un medico che ha dedicato tanti anni della sua vita e continua a dedicare il suo tempo alla ricerca scientifica, nonostante resti accanto al paziente, quindi una ricerca che vede il trasferimento della conoscenza dall'osservazione sperimentale all'assistenza. Attualmente uno degli esponenti più importanti nell'ambito delle neuroscienze e della psicologia. Ha un H-index di 99 e ha dato importanti contributi al progresso scientifico nel suo ambito di ricerca. Un ambito di ricerca estremamente affascinante che ricorre a un uso di una piattaforma multimodale che si basa sulla diagnostica per immagini. È stata, proprio per il suo impegno scientifico, anche membro dell'advisory board del Max Planck Institute per la neuropsicologia fino al 2015. Oggi ci porterà la sua esperienza da ricercatrice e da medico, tenendoci una lezione dal titolo Plasticità cerebrale, riserva cerebrale e cognitiva, evidenze da studi di neuroimaging in vivo. E quindi lascio la parola alla professoressa Daniela Peranni, che inaugura la 10ª edizione del corso Orizzonti in Medicina e Biologia alla Scuola Superiore Sant'Anna. Grazie. Grazie per l'invito che ho accettato molto volentieri. È un onore per me presentare questa lezione, dove ho voluto in qualche modo illustrare una serie di evidenze scientifiche che potevano essere, credo, di grande interesse per degli studenti di medicina che si affacciano alla ricerca, perché oggi non si può prescindere dalla ricerca nell'ambito delle scienze, qualunque esse siano. E quindi ecco la mia presentazione, che è rivolta agli studenti, ha ovviamente delle facilitazioni, diciamo così, perché ho cercato di essere il più possibile schematica e semplice. Come è stato detto prima, l'ambito di cui mi occupo, soprattutto l'utilizzo di tecniche avanzate di neuroimmagine, è un ambito innanzitutto molto interdisciplinare. Questo è un aspetto importantissimo che dovrebbe affascinare i futuri ricercatori. Quindi senza i matematici, senza i fisici, senza i biologi, senza ovviamente i medici e i neuroscienziati, tutta questa ricerca non esisterebbe. Quindi questo ai tempi quando io mi affacciai a questo interesse, quando mi sembrò una delle cose più avanzate, l'aspetto interdisciplinare era certamente una delle grandi novità. Quindi senza perdere tempo io vi presento questa lezione. Ovviamente se avete domande dopo sarò assolutamente disponibile. Se volete approfondire, qua è illustrata anche una certa quantità di riferimenti bibliografici, ma potete anche scrivermi e chiedere approfondimenti. Sono assolutamente disponibile. Dunque, che cos'è la plasticità cerebrale? È uno dei fenomeni più interessanti. Sì? Scusi, non credo che sta presentando, non vediamo la sua presentazione. Come mai? Ripartiamo. Posso condividere lo schermo? Quindi mi avete sentito però? Sì. La sentiamo e la vediamo perfettamente. Ora si vede. Ora lo vedo. Bene, si vede che era uscita dalla condivisione. Quindi ecco il titolo che avete già sentito e sapete quindi di quale argomento tratterò. Che cos'è la plasticità cerebrale? È uno degli aspetti più interessanti del funzionamento del nostro sistema nervoso centrale. Che cosa fa? È la capacità, appunto, dei nostri elementi neurali di adattarsi e modificare la loro organizzazione strutturale e di conseguenza anche la loro funzione come risposta adattativa a stimoli esterni o interni.
Quindi c'è una continuo reshaping, una continua modulazione. E da che cosa è guidata questa modulazione? Dall'esperienza innanzitutto, cioè dalla possibilità di modificare dei setting strutturali e funzionali sulla base degli input. Le cortecce che più rispondono a questi effetti di esperienza sono certamente le cortecce sensorimotorie, ma negli ultimi anni la ricerca, soprattutto con l'imaging, ha evidenziato che i sistemi cognitivi complessi rispondono all'input esperienziale. E la cosa fondamentale che dovete ricordare per tutta la mia lezione è che le modificazioni dovute all'esperienza producono cambiamenti in tutto il periodo della vita, quindi ovviamente nell'età infantile, fino all'adolescenza, nell'età adulta e anche nell'età anziana. Quindi molti studi con imaging e di neuroscienze anche di base hanno dimostrato che l'esperienza, l'arricchimento dell'ambiente, gli stimoli ambientali modificano la corteccia cerebrale, addirittura incrementando la grandezza del soma neuronale, soprattutto aumentando il branching dei dendriti, che sono le espressioni della connessione dei neuroni, e anche la dimensione delle sinapsi, per esempio. Quindi tutto questo ha effetti fondamentali sulla cosiddetta plasticità del sistema nervoso centrale, sulle sue connessioni, e ha certamente importanti effetti sull'attività cognitiva umana. Ora vorrei partire da studi del secolo scorso, all'inizio del secolo scorso, di grandi anatomisti come Brodmann, che avevano cercato di identificare le caratteristiche del nostro cervello e hanno dato dei contributi fondamentali nel definire, per esempio, la citoarchitettonica funzionale del nostro cervello, definendo con dei numerini che vedete qua illustrati in questa figura, definendo delle strutture, delle componenti della nostra corteccia che erano deputate a diverse funzioni. Quindi lui, usando pazienti con lesioni o con osservazioni dell'anatomia della citoarchitettonica, ha definito aree diverse per cellularità, che però avevano anche differenti funzioni. Oltre al grande Brodmann, dobbiamo altri studi, altre evidenze da studi altrettanto importanti come quelli di Vogt, siamo nel 26, che studiando la mieloarchitettonica, cioè le caratteristiche dei fasci di connessione del nostro cervello, che sapete non è fatto solo da neuroni ma da assoni e dendriti che connettono in larga scala le varie componenti. Studiando questa architettura altrettanto ha definito delle mappe funzionali. Dobbiamo anche a Campbell, un psichiatra inglese, studio della localizzazione e funzioni cerebrali sulla base di come queste componenti erano connesse tra di loro. L'arrivo della possibilità di stimolare con l'elettrofisiologia il cervello ha dimostrato che stimolando delle aree si producevano dei deficit, e questo indicava quindi che si dava un'alterazione a quella determinata funzione con la stimolazione elettrica. Tutto questo è stato di enorme importanza per farci capire che il cervello non era una pappa grigia senza senso, ma che era altamente organizzato in strutture e funzioni. Oggi, e facciamo un salto enorme, c'è stato un avanzamento immenso nello sviluppo di tecnologie nuove, tecnologie cellulari, metodi ottici, che vedremo qualche immagine, ci consentano di approcciare a livello microscopico, meso e macroscopico, la struttura e la funzione del nostro sistema nervoso. E anche, come vi dicevo, le tecniche di neuroimmagine con le moderne analisi dei dati, con sistemi computerizzati, con modelli, con algoritmi. Abbiamo, con tutto questo sviluppo, grazie alla fisica, alla matematica, alla biologia, abbiamo veramente ottenuto un mapping della struttura e della funzione a livelli diversi, a livelli che, come ho detto prima, sono colonnari, quindi la stratificazione cellulare della nostra corteccia, a livello micro, con le sue connessioni, meso, e nel meso sta anche appunto l'imaging che adesso illustrerò.
La cosa importante è che la plasticità, che è l'argomento di cui trattiamo, ha una natura multilevel ed è modulata altrettanto multilevel. Questo è un lavoro interessante fatto da due grandi anatomisti anatomici, il Katrin Amunds e Carl Zillis, sono tedeschi, e hanno fatto una architettonica moderna del nostro cervello. E hanno dimostrato che l'architettura corticale è molto più eterogenea di quanto gli anatomisti che vi ho descritto di prima avevano descritto. È molto più complicata e lo è certamente a livello modulare, micro e meso. E questa complessità, che arriva a livelli di approfondimento veramente estesi, ci ha permesso di capire come funziona il cervello a livelli multipli e ad avere qualche idea, diciamo un'idea oggi diversa dalla mosaic-like segregation che vi ho mostrato prima, di Brodmann, di Vogt e di Campbell. Quindi cominciate a ragionare nell'ottica di una grande complessità che segue concetti a scale differenti. Questo è un aspetto che io ora chiaramente non posso farvi vedere tanti esempi, ma vorrei dare dei flash che vi abitueranno a capire e forse vi faranno anche pensare e vi daranno la voglia di approfondire. Una recente evidenza, grazie alla possibilità di studiare in maniera computerizzata gli strati della corteccia e le caratteristiche di cellularità, come vedete in questo piccolo specimen, in questo piccolo esempio, ha consentito di vedere che le mappe che ci aveva descritto Brodmann non hanno dei bordi così netti. E questo è un dato molto importante, non ce l'hanno dal punto di vista cellulare, questo è il passaggio dall'area V2 corticale a un'area più laterale, adiacente, non hanno un abrupt, come si dice in inglese, un marcato cambiamento, si passa subito a un'altra citoarchitettonica perché c'è un'altra funzione. No, c'è un passaggio graduale, c'è un passaggio complesso e questo è anche dimostrato dall'attività elettrica che ha il bordo rispetto alla zona centrale. E questo ci fa capire che c'è una variazione all'interno delle aree e nei bordi è ancora più importante. Questi aspetti che vedete qua sembrano delle montagne, sono questa variabilità delle caratteristiche cellulari. E perché è così interessante questo? Ma per questo secondo me, e secondo altri studiosi, è fondamentale nella plasticità. Infatti, usando l'architettonica quantitativa delle strutture cerebrali, vedete questo è un cervello visto dall'alto, questo visto da dietro, questo visto da davanti, quindi questi colori ci definiscono delle componenti che hanno delle funzioni differenti, la corteccia motoria, la corteccia somatosensoriale, la corteccia parietale, l'occipitale, sono strutture complesse che però hanno delle passaggi l'una dall'altra graduali, graduali, come se ci fosse una possibilità di parlare, diciamo così, tra una componente all'altra di queste mappe funzionali. Se andiamo a vedere poi, per esempio, le caratteristiche biochimiche del nostro cervello, noi non funzioniamo soltanto per dei potenziali d'azione e quindi la componente elettrica del cervello. Componente biochimica del cervello è altrettanto importante e altrettanto complessa. Allora, qua vediamo ancora questo strato corticale, questo pezzo corticale tra V1 e V2, corteccia visiva, con i suoi strati cellulari, con il bordo che sfuma in maniera complessa, come vi ho spiegato, ma altrettanto complessa è in questo pezzo di cortecce, di queste due cortecce, la varietà dei sistemi recettoriali. E qua vediamo i recettori GABA, agonisti e antagonisti, capite quanto è importante la modulazione inibitoria o eccitatoria grazie alla biochimica cerebrale. Quindi questi recettori che stanno sui nostri neuroni, vedete che come sono rappresentati in modo complesso
e diverso a seconda degli strati, con delle caratteristiche che sono fondamentali da studiare, perché queste loro caratteristiche sono quelle che altrettanto danno una possibilità alla plasticità. Alla plasticità, diciamo che sottostanno altrettanto la plasticità cerebrale. Quindi ricordatevi, la biochimica è altrettanto importante. Se pensiamo ai meccanismi cellulari candidati della plasticità, dobbiamo considerare non solo i neuroni con il loro soma, ma anche i dendriti. In condizioni di stimolazione si ha uno sprouting, cioè si ha un aumento, una produzione di DNA, genetica è basata su DNA di nuovi dendriti che si connettono ad altri neuroni, aumentando quindi l'interconnettività tra questi. Questo è un fenomeno basilare per la plasticità. Questo genera a sua volta dei cambiamenti di altre cellule, come le cellule gliali, che sono cellule fondamentali per l'omeostasi del nostro cervello, per l'omeostasi neuronale. L'aumento di una stimolazione provoca cambiamenti degli astrociti e della microglia e anche genera angiogenesi, cioè l'apporto ematico che dà ai nostri neuroni l'energia sotto forma di zucchero e di ossigeno aumenta. E quindi tutto questo fa ovviamente aumentare il volume della struttura che stiamo considerando. Guardiamo gli astrociti in stimolazione, che cosa fanno? Si connettono tra di loro meglio, arrivano massivamente lungo gli assoni, contribuiscono alla regolazione della mielina. Con che cosa? Con la formazione di nuova mielina. Con la formazione di una mielina più spessa. Voi sapete che all'aumento della mielina, dello spessore della mielina, si ha anche la possibilità di un aumento di una velocizzazione maggiore del trasporto del potenziale d'azione. Quindi tutti questi fenomeni migliorativi, modulatori e plastici, bene, li ho presentati perché sono quelli che poi andiamo a misurare con le tecniche di imaging. Questa è l'unica diapositiva che vi voglio far vedere per farvi capire a che livelli siamo arrivati oggi con un imaging microstrutturale, l'optical imaging, che permette di vedere, vedete, la baseline a 2 minuti, 8 minuti dalla stimolazione elettrica, questo ovviamente è una studio su animale, vediamo come si modifichino i recettori. Vedete con la stimolazione come cominciano a esprimersi questi recettori GluR1, in questo caso con long-term potentiation, quindi con la stimolazione elettrica. Vedete l'estroflessione di questi recettori lungo l'assone, è impressionante, è questione di secondi, pochi minuti. E via via ancora, ecco le modifiche che si mettono in atto. E a 8 minuti ancora guardate la differenza dalla baseline con la stimolazione. Tutto questo oggi si può vedere. Si possono misurare settori diversi dei dendriti di un neurone, un suo assone e i suoi sprouting dendritici, e misurare queste caratteristiche a questo livello, vedete i numerini, e vedere a seconda dell'attività stimolatoria che cosa succede e come si modifica. Questa è la base dello studio della plasticità cerebrale a livello di microscala. Non abbiamo certo tempo di approfondire tanto, vi darò dei flash. Il neuroimaging è qualcosa invece di complesso, ma che ci permette di vedere, di misurare tutto questo che vi ho illustrato a livello micro, perché noi andiamo a misurare a una scala meso e macro quello che avviene a livello invece molecolare. Che cosa abbiamo come tecnica? Voi siete studenti di medicina, probabilmente non siete esperti di tutte queste tecnologie, quindi se volete approfondire prendete nota e poi vi fornirò, leggerete durante la mia presentazione i lavori. La risonanza magnetica strutturale è quella tecnica che ci ha permesso di vedere, studiare in vivo il cervello. E studiarlo in vivo, e quindi è stata una tecnica che è servita soprattutto alla diagnostica. Diagnostica delle malattie vascolari, delle malattie oncologiche del cervello,
Ma recentemente, grazie appunto a questa interdisciplinarità avanzata di studi, fisici, matematici e biologi hanno consentito valutazioni molto sofisticate. Per esempio i volumi. E noi acquisiamo una risonanza e possiamo misurare i volumi di ogni componente del cervello, ma la misuriamo per esempio come perdita. Questa è un'immagine che illustra i neuroni persi, morti, non ci sono più, quindi c'è una atrofia, ma misurata a livello dei voxel, cioè a livello microscala, in un paziente con la demenza di Alzheimer. Altre tecniche ci permettono di studiare i fasci di connessione. Questo è uno studio in vivo dei principali fasci di connessione. Questo è il fascio piramidale che scende dalla corteccia motoria al midollo spinale. Questo è un fascio di connessione lungo, intracerebrale. Questo è un fascio cerebellare. È veramente impressionante quello che si può fare oggi. E qua questa parola vi dice connectoma. Qua possiamo misurare come si connettono tra di loro e con che forza queste vie. Quindi la risonanza strutturale ci permette anche di misurare la forza di connessione, quindi la quantità di fibre in un fascio, per esempio, la sua direzionalità, la sua ricchezza mielinica, questo da un punto di vista strutturale. Sono certa che avete sentito parlare della risonanza magnetica funzionale, che ci permette di studiare modifiche emodinamiche. Non posso andare in dettagli, il segnale Bold cosiddetto, e ci fa vedere le attivazioni, cioè quali sono quelle strutture cerebrali, quei sistemi che si attivano per un determinato punto. È estremamente interessante e dal punto di vista delle neuroscienze cognitive ha portato una rivoluzione, si può dire, nella comprensione della human cognition. Anche con la function MRI possiamo misurare questa volta non i network strutturali, ma i network funzionali. Cioè come sono connessi tra di loro queste attività funzionali. E questo ha permesso di scoprire la complessità del connettoma cerebrale. Abbiamo poi una tecnica, di cui fa parte il mio bagaglio di ricerca, che è la positron emission tomography. È una tecnica che consente l'imaging molecolare. Cosa vuol dire? Che andiamo a livello molecolare. Possiamo studiare la neurotrasmissione, certo, possiamo studiare, vedete, i recettori che rilasciano, per esempio, la dopamina, e i recettori che la accolgono per la modulazione biochimica del cervello. Possiamo quindi avere delle immagini che si riferiscono a questi dati. Come è possibile? Si usano dei traccianti che vanno nel cervello e che competono per l'attacco a diversi recettori di vari sistemi. Quindi noi visualizziamo per esempio il sistema dopaminergico, il sistema colinergico e tanti altri sistemi che sono stati studiati nel cervello, serotoninergico per esempio. Possiamo misurare il carico di proteine patologiche, questi sono ammassi fibrillari di amiloide, o di tau, e abbiamo dei traccianti che ci fanno vedere, vedete queste sezioni del cervello, ci fanno vedere in questi pazienti, si tratta, gli accumuli estesi di questa proteina patologica nel cervello. Ma uno dei meccanismi, uno dei parametri più studiati con la PET è il metabolismo cerebrale. Il metabolismo cerebrale ci permette di valutare, questa è un'immagine di metabolismo, sembra anatomia, ma invece è come i neuroni stanno consumando glucosio, quindi ci permette di misurare che cosa? L'attività sinaptica. Perché? Perché i neuroni consumano glucosio e quando il glucosio entra e viene consumato è una misura della loro attività. Voglio sottolineare in questa prima prefazione sulla connettomica alcuni aspetti. È una sicuramente sia con la risonanza che con la PET, perché è possibile anche fare con l'ettomica molecolare, è stato un modo nuovo di guardare al nostro cervello. L'assunto fondamentale di questo approccio è che una funzione cerebrale, che sia sensoriale, motoria o altamente complessa e cognitiva, non dipende da una regione singola, ma invece e dalle sue singole connessioni, ma è il risultato di una interconnettività molto estesa tra sistemi diversi. E quindi le funzioni cerebrali, pensate anche cognitive, non sono attribuibili a regioni singole, come dicevo, ma a un sistema incredibile di architetture. E questa può essere misurata
con la sua intensità, la sua forza e anche le sue alterazioni, per esempio, nelle malattie neurodegenerative. E allora cosa vi sto dicendo? Che possiamo misurare la connettomica con la risonanza funzionale, con la risonanza strutturale, quindi studiare la forza di connessione di questi fasci, e anche con la PET molecolare. E seguire i sistemi di neurotrasmissione, seguire la connettività del metabolismo. Come facciamo a farlo? Lo facciamo sulla teoria dei grafi. In accordo a questa teoria, il cervello può essere modellato come un grafo, quindi con dei nodi che hanno dei pesi più o meno diversi connessi tra di loro, functional connection, i bordi. Quindi il nostro cervello è fatto di moduli, di hub connessi tra di loro, alcuni principali. Altri cosiddetti provinciali, meno importanti, i principali sono quelli da cui praticamente passa quasi tutta l'informazione. Ci sono varie analisi statistiche che consentono questo. Questo è un nostro lavoro che descrive estesamente tutti questi metodi, l'Independent Component Analysis, che permette appunto di correlare ogni piccolo voxel del cervello con tutti gli altri e avere quindi un'idea di come sia in condizione di riposo o di attivazione funzionando questo nostro cervello, la correlazione parziale che mette insieme regioni più estese e ci dice come si parlano tra di loro, con quale forza, quindi avere un'idea della forza del connettoma, oppure essere interessati a particolari regioni, per esempio questa. Pensiamola, è l'area di Wernicke della comprensione del linguaggio e vediamo come questa è connessa con tutto il resto del cervello. E quindi avere un'analisi che è detta seed-based, mi metto su un seed che decido io e voglio poi vedere la sua connessione generale. Allora, che cosa ci può dire tutto questo imaging strutturale, funzionale, molecolare della plasticità del cervello nella norma e nella patologia? E allora, in questo senso, pensiamo soltanto a uno dei fenomeni più impressionanti, che è quello della deafferentazione. Per esempio, la deafferentazione di un effettore, la mano. Pensiamo a un soggetto amputato che per un incidente non ha più la sua mano. Questa è la rappresentazione corticale di motoria e anche sensoriale di mappe del nostro corpo. Quindi quelle più usate, come il volto, bocca, la laringe con cui parliamo, hanno un'estesa rappresentazione cerebrale, sia motoria che sensoriale, e altrettanto la mano, molto meno il tronco cerebrale, il piede o l'avambraccio. Però hanno questa distribuzione nel cervello. E cosa succede quando perdiamo un effettore? Beh, questa componente non è lasciata sola, non muore, i neuroni non restano inerti, ma vengono occupati dall'attività delle altre mappe. Quindi si allarga per esempio la mappa della bocca, si allarga la mappa dell'avambraccio e questo è quanto succede. Questa è una bellissima immagine dai miei studi passati dove si vede un soggetto con l'amputazione della mano sinistra, quindi nell'emisfero destro, mentre nell'emisfero sinistro e la mano destra funzionavano bene, e vedete cosa succede con una stimolazione della bocca e dell'avambraccio, perché ovviamente non ha più la mano, quindi vedete come scusate, come si sia allargata la mappa della sua mano, è invasa dalla mappa dell'avambraccio e la parte della bocca si è sollevata verso l'alto. Questa è un'immagine in vivo di grande interesse. Un altro esempio ancora più impressionante è la plasticità cross-modale. Quindi quello che succede in individui ciechi dalla nascita o sordi dalla nascita, e qua avete un esempio di studio functional MRI, quindi di attivazione, visto con la risonanza, su un cervello di un soggetto cieco mentre sente linguaggio, sente musica, sente parole. La sua corteccia visiva si attiva fortemente. Guardate, è impressionante anche per il linguaggio. Questo vuol dire che la sua corteccia visiva deafferentata è invasa, è attivata da un'altra modalità, che è quella uditiva.
Questa plasticità crossmodale è impressionante, perché accade anche nei sordi, e succede perché l'area deprivata, in questo caso la corteccia visiva o quella uditiva nei sordi dalla nascita, è guidata dalle altre modalità che sono risparmiate. Di conseguenza la corteccia visiva riceve l'input uditivo, la corteccia uditiva riceve l'input visivo, e quindi non muoiono. Restano attive, diventano altamente funzionali per altri stimoli. E questo è estremamente interessante. Guardate, questo è un altro esempio di una processazione uditiva in un soggetto cieco. Guardate quanto si attiva la sua corteccia visiva. Questo è un bellissimo lavoro, perché è stato fatto nei bambini, e questi, ogni piccola sezione che vedete corrisponde a un bambino, sono tutte uguali allo stesso livello, perché si voleva indicare la corteccia occipitale soprattutto. E questi bambini ricevono stimoli musicali o linguistici. E vedete come più o meno, non in tutti, ma nella maggior parte, si ha un'enorme attività. Qua ovviamente vi domanderete, ma la corteccia uditiva non si attiva? Certamente la corteccia uditiva è altrettanto attiva, riceve l'input e lo butta, lo lancia, lo manda alla corteccia occipitale, che quindi in concerto lavora per elaborare lo stimolo uditivo. Un altro aspetto di plasticità impressionante è quella dei sordi che parlano utilizzando dei movimenti delle mani e delle braccia. E che cosa succede? Questa è un'immagine di American Sign Native Signers, cioè sono sordi dalla nascita, quindi hanno imparato il linguaggio dei gesti, e vedete che il linguaggio dei gesti, guardate, sta prevalentemente in emisfero sinistro. Questo anche per chi ha imparato tardivamente il linguaggio dei segni, e guardate la corrispondenza di queste componenti, questi sistema, con il sistema del linguaggio di persone normali, normalmente parlanti. Quindi una attività che è visuomotoria ha occupato le strutture del linguaggio, perché il linguaggio è un device che è comunicativo, che si è ovviamente sviluppato con l'evoluzione dell'uomo, e queste componenti sono talmente sofisticate da essere utilizzate anche con modalità diverse per lo stesso scopo, il linguaggio. Queste interazioni tra le cortecce primarie e sensoriali sono fondamentali, appunto perché sono dovute alla possibilità che tutte le aree sensoriali ricevano informazione da altre modalità sensoriali, sempre, anche nelle persone normali, anche nello sviluppo normale del cervello. Quindi quando una diventa deprivata, tutte queste connessioni esistono e si rinforzano. Quindi la corteccia deprivata non muore, non resta inerte, ma anzi viene molto attivata. Questo è un esempio nel topolino, che è stato reso sordo con una conducting hearing loss, e questa è la sua situazione nella norma: corteccia visiva, se stimolata, altamente attiva nelle sue componenti di V1, eccetera, e la sua corteccia uditiva, se stimolata, altrettanto, entrambe si parlano, lo sappiamo. Dopo la deprivazione uditiva, vedete come è devastata la componente, nella fase acuta è devastata la componente della corteccia uditiva, ma si ha addirittura un incremento immediato dell'attività della corteccia risparmiata, come se dovesse take over of function per poi prepararsi a stimolare la corteccia deprivata. Andiamo avanti ora a guardare dalle neuroimmagini nei soggetti normali altre evidenze che possono essere, io penso, di vostro interesse per capire la plasticità. Quindi evidenze strutturali, funzionali e molecolari che riflettono questo fenomeno fondamentale e che, ripeto, è osservato dall'infanzia, l'adolescenza, l'età adulta e anche soggetti anziani. Quindi abbiamo l'MRI strutturale, funzionale e la PET. Questo studio di MRI strutturale dimostra, per esempio, come nell'invecchiamento ci sia una riduzione della quantità di neuroni, vedete, dai 60 anni in poi fino ai 90, 100 anni, in maniera lieve, però insomma una certa perdita, cioè gray matter 0,83% per anno. Questo illustra
quali sono le componenti corticali del nostro emisfero destro e sinistro a perdere maggiormente i neuroni. E purtroppo sono non le cortecce primarie, somatosensoriali e uditive, per esempio, ma sono le cortecce associative, frontali e parietali. Questo è un dato che noi dobbiamo considerare, perché anche nell'invecchiamento normale abbiamo perdita. Abbiamo invece degli esempi in positivo. Studi in soggetti particolari che hanno capacità, diciamo, dovute all'esperienza, superiori a quelle di soggetti normali, come musicisti, per esempio. Allora, soggetti, musicisti esperti, hanno dimostrato in uno studio dei volumi del loro cervello, quindi anche questo è uno studio volumetrico, che hanno differenze sostanziali con i soggetti non musicisti, normali come loro. Queste aree che vedete in rosso, verde, chiaro, blu, nell'emisfero di destra ma anche nell'emisfero di sinistra, sono aumenti di volume. Impressionante. E questo è uno studio di spessore corticale che dimostra che i musicisti hanno maggior quantità di spessore corticale in queste componenti fondamentali anche per l'elaborazione della musica nell'emisfero destro. Soprattutto con le tecniche di studi di connessione dei fasci cerebrali nostri possiamo misurarli nella loro integrità o nella loro perdita, nel loro aumento per plasticità dovuto alla mielina, allo sprouting assonale e dendritico, all'aumento della vascolarizzazione, tutti questi fenomeni che stanno intorno alla mielinizzazione e alle fibre sono misurabili con la risonanza. Guardiamo questo studio, penso interessante per voi anche, questi un po' individui eccezionali, giocatori di scacchi molto bravi, quelli che si dedicano molto e vincono. Bene, in questi hanno trovato incrementi della sostanza grigia e anche della sostanza bianca, quindi dei fasci di connessione, vedete questi fasci che sono longitudinali o questo fa parte della zona più posteriore, o incrementi della sostanza grigia, che sono altro che frutto di plasticità legata a questo esercizio, all'utilizzo del cervello a fare questo compito. Questo è un altro fenomeno interessante di cui mi sono occupata anch'io, vi farò vedere poi degli studi, che ha dimostrato che soggetti bilingui, lifelong, cioè quelli che parlano due lingue o più lingue per tutta la vita, il fenomeno della plasticità è forte quando è qualcosa che ci accompagna tutta la vita. Questo è un altro concetto importante. E anche qui troviamo aumenti della sostanza grigia, aumenti del volume della bianca, e qua potete avere delle idee su in strutture white matter volume frontali, temporali, parietali, un po' meno occipitali, ma capite che abbiamo delle differenze significative del volume grossolano della bianca, che può essere misurato con queste tecniche avanzate. E se andiamo a guardare in dettaglio, soprattutto questi sono confronti tra bilingui anziani e monolingui, tutta la vita hanno parlato due lingue, troviamo un aumento di una corteccia importantissima, che è la corteccia del cingolo anteriore e frontale mediale, ma del cingolo anteriore, che è una corteccia di controllo, è una corteccia, diciamo, che sottende le funzioni esecutive. Funzioni esecutive di controllo, importantissime per la maggior parte delle nostre funzioni cognitive. Bene, qui sono aumentati i volumi. E non solo, è dimostrato un aumento di volume di questa corteccia, ma anche un aumento delle sue fibre di connessione e un aumento delle sue attivazioni, cioè della sua capacità di essere reclutata per dei compiti esecutivi in soggetti bilingui, più che in soggetti monolingui. Quindi c'è una sorta di reshaping dettato dall'utilizzo di più lingue, quindi dal controllo di più lingue, che sicuramente, posso dirlo anticipando quello che farò vedere dopo, è un utilissimo fenomeno per l'invecchiamento. Se consideriamo la connettomica, anche qua è interessantissimo uno studio che sempre distingue monolingui e bilingui e fa vedere la forza maggiore. Questo è uno schema, ovviamente, le misure sono tutte quantitative di altissimo livello, ma
per farvi vedere immediatamente il risultato, c'è un sottonetwork 1 che è molto più attivo nei bilingui ed è il network del linguaggio. Guardate, parietale, temporale superiore, frontale inferiore, aree di controllo frontali polari, a sinistra, e anche un subnetwork 2 che invece è più parietale e frontale mediale, che è quello del controllo. Si è visto in due visioni, laterale e coronale, e anche misurabile nei bilingui, è molto più forte questa connettività. Anche qui continuano a far vedere come ci sia un aumento, vedete, della connettività e quindi di forza, soprattutto tra questi fasci anteriori frontali e prevalentemente nell'emisfero di sinistra, dove vedete la forza delle linee di connessione. Quindi che cosa si dimostra? Si dimostra che l'utilizzo di uno o più lingue determina una modifica plastica funzionale nel cervello, fondamentalmente nelle strutture del linguaggio e nelle strutture del controllo cognitivo. Ecco, vedete? Quindi è una sorta di creazione di un compenso, vedete, neural compensation, ma anche, ecco una nuova parola che voglio introdurre, riserva neurale. Cioè io creo questi aumenti di sostanza grigia, di sostanza bianca, di connettività tra questi e creo una riserva, per me utile, vedrete poi anche nelle malattie neurodegenerative. Questa è una buffa slide che fa vedere come il cervello può star bene anche grazie all'utilizzo di più lingue. La positron emission tomography ci permette tante misure, la misura del metabolismo, abbiamo detto, quindi dell'attività sinaptica dei nostri neuroni, l'accumulo di proteine, tau o amello, e altri fenomeni della neuroinfiammazione, cioè l'attività della microglia. È una tecnica di un estremo interesse, molto difficile, ma sicuramente che dà risultati molto interessanti. Con l'invecchiamento noi sappiamo che il nostro metabolismo, come abbiamo visto anche i nostri neuroni, vengono in parte persi, si riducono i dendriti, insomma anche il nostro metabolismo lievemente diminuisce. Qua dal grande metabolismo di un giovane cinquantenne arriviamo a 80 anni dove perdiamo capacità funzionale neurale, pur essendo nella norma, nelle stesse regioni dove poi abbiamo anche perso neuroni, come avete visto. Questo è un esperimento interessantissimo che abbiamo fatto studiando la biochimica del cervello e la plasticità di questa. Abbiamo misurato il sistema colinergico, quindi questa struttura, quindi l'attività colinergica, non vado in tanti dettagli, voglio essere più diretta per farvi capire, l'abbiamo misurata con la PET. Quindi siamo andati a vedere con che forza il mio tracciante, il mio marcatore si localizzava nel cervello e soprattutto dove. E quindi abbiamo visto che c'era una fortissima attività colinergica a livello, qua vedete, le strutture mediali, che sono le strutture legate alla memoria. Queste sono strutture ipocampali, temporomediali, ecco qua l'ippocampo, il paraippocampo, andando dall'avanti all'indietro, dall'indietro all'avanti, e vedete come si leghi tantissimo questo tracciante in queste strutture. E che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto negli anziani che più alta era l'educazione e i loro livelli di occupazione, meglio funzionava questo sistema biochimico nell'ippocampo. Direi che questo è un risultato veramente estremamente affascinante, un lavoro stato molto difficile, ma che ha dato una dimostrazione in vivo della plasticità biochimica del cervello legata anche a dei fenomeni che adesso andremo a vedere. Direte cos'è l'educazione occupazione, perché? Perché adesso vedremo quanto è importante soprattutto nel contrastare le malattie. Quindi ora passiamo e guardiamo, avremo quest'ultima parte della mia lezione che fa vedere gli effetti della plasticità contro i disastri delle malattie del cervello. Quindi se finora abbiamo visto che possiamo avere una plasticità in evoluzione, chiamiamola così, complexity increases nel nostro cervello, altrettanto possiamo avere una complexity decreases, una dissoluzione nel caso di malattie. E questo avviene a micro, meso e macro livelli. Quindi sempre tenete in mente le diverse livelli di concetto anatomico della nostra corteccia. Tutto
tutto subisce il fenomeno plastico e tutto subisce altrettanto la dissoluzione. Allora, vi dicevo che la PEC misura, andiamo un attimino in dettaglio su questo, misura il metabolismo aiutato dagli astrociti, i neuroni ricevono il glucosio, lo consumano e questo segue la via glicolitica creando energia e quindi permettendo al neurone di sopravvivere. Questo tracciante è una misura di attività neurale, è un indice di funzionalità sinaptica. E quando io ho per problemi di malattia del neurone, di degenerazione o di morte, quindi si diminuisce la densità, io ho una diminuzione del metabolismo rispetto a una condizione normale. E quindi adesso vedremo alcune di queste storie. Come è stato detto gentilmente nella mia introduzione, io ho fatto studi che poi hanno avuto anche degli effetti di traslazionalità. Abbiamo fatto tante ricerche per capire se le alterazioni metaboliche nelle diverse malattie neurodegenerative potevano avere un utilizzo alla diagnosi delle stesse. In effetti sì, abbiamo dimostrato che ci sono delle alterazioni metaboliche molto precise, tipiche di malattie diverse. Io vi faccio vedere solo qualche esempio. Questo è un quadro di, vedete, è l'anatomia cerebrale e sopra io ho messo le zone che sono diventate ipometaboliche. Questo si fa con un confronto complesso, un'analisi complessa di modelli, di algoritmi particolari e poi un confronto con, per esempio, un enorme gruppo di soggetti normali. Allora, questo paziente ha una perdita di attività metabolica in strutture associative cerebrali e questa è la malattia di Alzheimer. Qua lo vedete ancora meglio, illustrato un cervello ricostruito in 3D e questo è l'ipometabolismo che ho misurato con i miei metodi complessi, vedete, dell'ippocampo mediale, della cortice associativa. Questo è caratteristico della malattia di Alzheimer. E questa invece è una presenza di amiloide nel cervello. Questi ammassi diciamo fibrillari di proteina possono essere visualizzati in vivo, questo è post mortem, in vivo con le tecniche PET. Quindi io vedo molto bene dove è depositata questa proteina, questa caratteristica della malattia di Alzheimer. Voglio farvi vedere con la connettomica che cosa siamo stati capaci di fare. Abbiamo studiato, avendo noi nella nostra ricerca ottenuto dei dati in pazienti con malattia di Alzheimer, con misure del loro sistema dopaminergico. Quindi abbiamo misurato la loro dopamina nel cervello, di solito nell'Alzheimer non si misura tanto la dopamina, eppure questo interesse di ricerca poi avrà, speriamo, probabilmente è stato appena pubblicato, anche degli interessi di osservazione terapeutica diversa. C'è una vulnerabilità dopaminergica. Le due vie dopaminergiche, quella nigrostriatale, erano abbastanza alterate rispetto ai controlli. Vedete, in diverse strutture, componenti di questo sistema, dal mesencefalo alle strutture profonde, i normali e questi pazienti. E queste sono le strutture alterate. L'altro sistema, che è quello mesocortico-limbico, sempre dopaminergico, era altrettanto alterato, forse ancora di più. Quindi c'è un'alterazione profonda di un sistema, questo è il sistema della regolazione delle emozioni, del reward. Quante cose si possono capire osservando queste modifiche di connettività? Guardate come la connettività, questo è un grafico che spiega immediatamente l'effetto, la via nigrostriatale rispetto ai controlli è un pochino alterata, ma la via mesocortico-limbica, questi sono i controlli, è profondamente alterata. Sono dei dati molto interessanti. Come possiamo quindi fare qualcosa contro queste disfunzioni strutturali e funzionali? Con la riserva cerebrale. Che cos'è la riserva cerebrale? La riserva cerebrale è un'ipotesi che è stata avanzata nel 1937 da Rothschild, un patologo, che si era accorto che i cervelli, vedete pubblicato American Journal of Psychiatry, che soggetti con demenza senile avevano qualcosa di controintuitivo, cioè potevano avere una pochissima perdita di neuroni e avere un clinico molto grave.
oppure avere una perdita devastante di neuroni e avere lo stesso quadro clinico. Però com'è possibile? L'ipotesi è questa, è la possibilità che questa persona durante la vita abbia compensato per un certo danno del suo sistema nervoso con qualcosa d'altro, cioè aveva più dendriti, aveva più spessore corticale, aveva qualcosa in più sicuramente, perché con maggior danno aveva gli stessi sintomi. E allora va fuori questa storia che vi illustro qua, che c'è la riserva cognitiva. E la riserva cognitiva si costruisce con i livelli di educazione, alti livelli di occupazione, attività fisica, diciamo anche, poi lo vedremo, tipo di alimentazione certamente. Il bilinguismo, perché è un'attività che tutta la vita impegna il cervello, ve l'ho dimostrato prima. E questo cosa crea? Crea la riserva cerebrale, quindi maggiore efficienza, maggiore compensazione neuronale, meccanismi di neuroprotezione contro le malattie degenerative. Ed ecco allora education, occupation, lifestyle, cognitive stimulation, che non solo nell'età anziana vanno mantenuti, questo è fondamentale, questi sono lavori fondamentali recenti che hanno dimostrato che tutte queste proxies creano riserva cerebrale. Ma uno dice, e chi se ne importa? E no, importa tantissimo, perché questo è il meccanismo. Se una persona ha una riserva cerebrale alta, vedete qua in verde, e ha in ogni caso sotto purtroppo una malattia degenerativa, vedete che va avanti tanto di più prima di avere dei sintomi rispetto a una persona con riserva cognitiva più bassa e di conseguenza anche riserva cerebrale, dove, vedete quello che vi ho fatto vedere prima di Roche, minor quantità di danno neurale provoca lo stesso e immediatamente danno cognitivo. Qua viene dopo. Quindi questo vuol dire un ritardo nell'esordio, per esempio, di sintomi. Questo è uno studio fondamentale canadese che mostra su più di 6.000 individui che l'educazione ritardava l'insorgenza, l'incidenza di tutte le demenze. Guardate, meno di 6 anni, guardate che alta incidenza c'è per la demenza vascolare, l'Alzheimer e altri tipi di demenza, e più aumenta la scolarità, più si riduce l'incidenza della demenza. Questo è un altro flash che vi voglio dare, sempre con la PET, hanno studiato soggetti normali, anziani, che facevano esercizio. Noi sappiamo che con l'invecchiamento purtroppo possiamo accumulare un po' di amiloide nel cervello e non è un bene. Purtroppo però nell'invecchiamento questo c'è, non è detto che sia malattia di Alzheimer, però l'accumuliamo. E cosa hanno visto? Hanno visto che la quantità di amiloide, vedete qua con la PET, nel cervello è molto più bassa nei soggetti che fanno tanto esercizio, mentre aumenta tantissimo, come in questo caso che vi illustro, nei soggetti che fanno poco esercizio. E la stessa cosa è rispecchiata con lo studio del liquor che ci dà la quantità di amiloide. È veramente impressionante. Quindi hanno messo delle ipotesi, dei modelli che dicono che c'è una relazione tra metabolismo, atrofia cerebrale, quantità di amiloide, nei soggetti che hanno alta o bassa riserva e l'insorgenza dei sintomi cognitivi. Quindi vedete che se si ha un accumulo di amiloide che inizia tanto tempo prima nella vita in chi avrà Alzheimer e atrofia che segue, il deficit cognitivo ha un delta piccolo, cioè insorge presto il deficit cognitivo, in low cognitive reserve. In average cognitive reserve aumenta, cioè l'insorgenza del deficit è successiva e nella high cognitive reserve ambiente esterno, sistemi di cura, lifestyle, esercizio, attività, educazione, occupazione, air pollution, cioè un lavoro che ha dimostrato anche quello, insomma tutto questo serve a proteggere cognition e a creare brain reserve. Questo è un lavoro che abbiamo fatto su grande quantità di soggetti con la malattia di Alzheimer, contro o un lieve disturbo cognitivo, abbiamo studiato la riserva cerebrale usando il metabolismo. E che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che c'è una regressione lineare tra il livello di educazione e questo metabolismo delle aree che soffrono della malattia di Alzheimer.
ma è controintuitivo, ricordatevi quello che ho detto. È molto, molto più devastato il metabolismo di chi ha alta educazione, perché ha creato una riserva e ci è voluto tanto prima che insorgessero i sintomi. E quando ce n'è tanta di devastazione, tanto emerge il sintomo. La stessa cosa l'abbiamo dimostrato con l'occupazione. Quindi alti livelli di educazione e occupazione creano la riserva cerebrale. È quello che vi ho spiegato prima, che è la teoria portata avanti da Barulli e Stern. Altre demenze? Certo, succede in tutte le demenze. Questa è la demenza frontale, che anziché avere l'ipometabolismo delle aree associative cerebrali posteriori, ce l'ha dei lobi frontali. Questo è un lavoro interessante, vado molto veloce per dimostrarvelo, perché se noi siamo andati a studiare le caratteristiche con questo tipo di analisi, di caratteristiche del lavoro dei soggetti, cioè il lavoro poteva coinvolgere aspetti più sociali, aspetti più di regolazione, di planning, di controllo cognitivo. Quindi abbiamo analizzato questo tipo di componenti dell'occupazione di questi individui con demenza frontale e abbiamo dimostrato che chi aveva un'occupazione che coinvolgeva tanto questi elementi aveva la corteccia frontale, oppala, cosa succede? Più protetta, quindi si era creato una sorta di compenso grazie all'attività occupazionale. E questo è quello che dico qua in queste conclusion. Quindi il lavoro che richiede high social interaction, attention, executive skill, può promuovere una redundant neural network che supporta le funzioni cognitive in presenza di questo processo neurodegenerativo dei lobi frontali. Questo è un altro grosso lavoro su demenza di Alzheimer e invecchiamento, dove è interessante per gli aspetti sociali, perché abbiamo dimostrato che negli soggetti anziani, nelle donne e nei maschi c'è differenza. Cioè l'educazione e l'occupazione creano, non che non ci siano gli stessi risultati, ma la differenza sostanziale sta in quello che vi faccio vedere adesso. L'educazione e l'occupazione nelle donne in rosa e nei maschi in blu, nelle donne crea un rinforzo, un compenso, una riserva a livello delle strutture limbiche. Abbiamo le strutture che regolano le emozioni, vedete, in maniera impressionante. E succede nei normali, che invecchiano, ma anche nei soggetti con la malattia di Alzheimer. Quindi anche di fronte alla malattia queste strutture risultano ancora compensate, ma sono strutture diverse da quelle dei maschi, che invece mostrano un compenso maggiore in queste aree associative. Quindi c'è una differenza. Qua vedete ancora queste differenze nei maschi, maggior connettività delle aree associative posteriori, nelle femmine di queste componenti più limbiche. Questo perché? Beh, noi abbiamo avanzato una teoria che, a parte i fondamentali biologici e genetici e ormonali, probabilmente fattori socio-economici di questa età, cioè donne che oggi hanno 80 anni, 70 anni, hanno avuto meno possibilità di scolarità, eccetera, meno opportunità. E quindi questi aspetti che hanno costruito il gender, il comportamento e le attività, ha determinato forme di riserva che coinvolgono componenti cerebrali diverse. L'una più emozionale, comportamentale, e di maschi più associativa. Cognitiva. Non è unicamente, non è che la differenza è totale, ma emergono queste differenze tra loro. E alla fine vi voglio far vedere l'importanza di questi dati recenti che hanno dimostrato ancora attorno all'utilizzo delle lingue e nel mondo, diciamo che l'80% delle persone parla più di una lingua, più lingue, dialetti. E questo è un dato molto importante perché studi di incidenza delle demenze hanno dimostrato che i bilingui hanno una differenza nell'età di insorgenza dell'age of onset della malattia, che può arrivare anche a 4-5 anni. Questo è il lavoro fondamentale della Suvarna Alladi in India, dove ha dimostrato che la demenza di Alzheimer, vedete, c'è una differenza nella age of onset tra monolingui e bilingui di 4-5-5 anni. Vi sembra poco? È tantissimo.
Questo ritardo darebbe risparmi economici spaventosi, oltre che aspetti di preservation della cognition degli individui, e quindi è di un'importanza enorme. Noi abbiamo studiato la riserva cerebrale in pazienti con la demenza d'Alzheimer bilingui, perché volevamo vedere com'era fatto il loro cervello, e abbiamo studiato la connettività metabolica e l'attività metabolica con la PET. Guardate che cosa interessante, anche in questo piccolo gruppo di una cinquantina di casi, 45-40, l'età di insorgenza era molto diversa, soltanto in questo piccolo gruppo, 77 contro 71 più o meno 4. Anche il livello di capacità cognitiva, per quanto riguarda la memoria, era migliore nei bilingui. La loro malattia era evidente, perché vedete che l'ipometabolismo era presente con le caratteristiche della malattia di Alzheimer, ma c'erano differenze. I bilingui avevano molto più esteso e più grave il metabolismo in emisfero sinistro, ricordate controintuitivo la riserva cerebrale. E qua vi faccio vedere questa illustrazione colorata quanto questo sia vero, monolingui e bilingui. Abbiamo studiato l'indice di utilizzo della lingua, che ovviamente nei monolingui era zero e nei bilingui invece poteva variare, cioè quante ore al giorno, quanto nella vita, questi erano bilingui da tutta la vita. E abbiamo trovato delle compensazioni nei bilingui nei settori frontali, quindi più forte il metabolismo e la caratteristica riserva che vi ho descritto prima, quindi più grave il metabolismo qua dietro, quindi è una forma di evidenza di riserva cerebrale e questa di compensazione. E anche i resting state network, che sono degli stati di attivazione cerebrale, erano diversi perché i bilingui mostravano nei settori di controllo, vedete, maggior connettività e maggiore attività rispetto ai monolingui. Si conferma quello che vi ho fatto vedere un po' prima. E che qua vi illustro di nuovo, un rafforzamento di queste componenti del linguaggio esecutivo. Bene, perché vi faccio vedere questo secondo risultato? Perché l'abbiamo riconfermato, perché molti hanno detto non è vero, è una cosa minima, ed è appena uscito questo lavoro, e abbiamo fatto questo studio con un gruppo di svizzero, un gruppo sudtirolese, i nostri soggetti del nostro ospedale, abbiamo ancora studiato, quindi erano diversi, abbiamo studiato ancora il metabolismo di questi pazienti che hanno la malattia di Alzheimer e quindi hanno tutte queste alterazioni, e abbiamo studiato anche la connettività. E abbiamo di nuovo confermato che i bilingui hanno maggior compromissione dell'emisfero sinistro, e la compromissione è tanto più grave quanto più è alto l'uso. Vedete? Questa è la riserva. E l'emisfero di sinistra era quello appunto che dimostrava la maggior riserva, quindi l'hanno utilizzato al massimo prima di presentare i sintomi e quindi di averlo gravemente compromesso. Abbiamo poi studiato la connettività, si può fare nei brain disorders, l'abbiamo già abbastanza visto anche finora, quindi studiare i circuiti. E cosa abbiamo visto in questi soggetti? Che c'è compensazione. Capisco perché va avanti. C'è compensazione, vedete, i bilingui sono in rosso, vedete la forza della connettività nelle componenti frontali, nel network del linguaggio e anche nel controllo esecutivo, nei network del controllo esecutivo. E questo era in accordo alla quantità di uso della lingua. Qua questo è compenso, più forte è il compenso, più forte è la connettività, più grande era l'utilizzo delle lingue. È diverso dalla riserva, la compensazione. Quindi i risultati che vi ho illustrato confermano l'effetto neuroprotettivo del bilinguismo anche in presenza di neurodegenerazione, con questi due fenomeni, riserva e compensazione. Quindi c'è un tuning del cervello. Per concludere, la riserva cognitiva, come l'abbiamo studiata con l'educazione, l'occupazione, gli stili di vita, è fondamentale, perché non abbiamo farmaci per contrastare oggi la neuro. Quindi oggi ci si sta rendendo conto di quanto sia importante socialmente forzare queste proxies e questi aspetti, perché si può contrastare le malattie neurodegenerative. E quindi di nuovo
la riserva cognitiva indotta dall'educazione di alto livello, l'occupazione, il bilinguismo, lo stile di vita, la nutrizione, tutto questo porta a rallentare, ad avere un low risk di insorgenza di malattie, se c'è la malattia, ritardare. Il modello della brain plasticity, spero di averlo detto più di una volta, è un modello che richiede una continuità, cioè prolonged, non basta poco. La plasticità si manifesta per contrastare, per esempio, la neurodegenerazione quando è long time, quando dura tanto tempo, perché quando c'è il problema, questo magari è nella norma, e questo quando si crea invece una decrease funzionale, una malattia, questa esiste se era ad alto livello, altrimenti non è negligible. Quindi gli effetti protettivi di questa riserva, che sono credo uno dei dati più importanti che oggi le neuroscienze stanno dimostrando, prima di tutto è aumentata e aumenta durante tutta la vita e si mantiene. E io penso che sia un argomento, un campo di estremo interesse per studiare il nostro cervello, ed è un esempio che io vi ho portato per capire la plasticità del cervello, che era l'argomento poi generale. Vi ringrazio per l'attenzione e sono pronta per le domande. Ringrazio la professoressa Perani per questo interessante seminario, ma soprattutto aver aperto la porta a degli approcci anche non invasivi per neuroproteggersi, quindi non necessariamente ricorrere a farmaci quanto interazioni. Abbiamo qui tra noi anche importanti studiosi, anche in ambito infantile, della Fondazione Stella Maris. Ringrazio il professor Cioni, che è ordinario di neuropsichiatria infantile all'Università di Pisa e direttore scientifico della Fondazione Stella Maris, e la dottoressa Tomasetti, che si occupa di neuroimaging, in particolar modo la risonanza magnetica. Ovviamente sarei felice se anche voi poteste, insomma, interagire nella discussione, però come buona tradizione per Orizzonti, le prime domande, i quesiti partono dall'audience degli studenti, che oggi vedo qui numerosi nonostante il Covid-19, è un buon risultato. Quindi chi volesse porre delle domande o curiosità può venire qui sul podio, così ha possibilità anche di presentarsi, per evitare anche il passaggio del microfono senza fili, del cosiddetto gelato, visto che siamo in epoca Covid. Ci sono delle domande? Sì, prego. Prima l'allieva Facchin e poi ovviamente vi presentate. Buonasera, volevo innanzitutto ringraziarla per la presentazione, è stata molto interessante. Sono Rossella Facchina, allieva della scuola al quarto anno di medicina, e volevo chiedere se è stato approfondito, comunque se è stato studiato, qual è l'effetto, per esempio, appunto del bilinguismo o dell'occupazione, diciamo, ad alto livello, a livello cognitivo, nelle varie fasi della vita, ovvero se questi fattori hanno un'influenza significativamente diversa a seconda che intervengano nell'età, per esempio, infantile, adolescenziale, oppure poi nell'età adulta. Certamente i fenomeni di plasticità sono diversi nelle diverse fasi della vita, pur avendo i loro principi basilari costanti. C'è da pensare soltanto che durante l'infanzia si ha anche lo sviluppo normale del cervello, e di conseguenza interventi di stimolazione si sovrappongono e migliorano anche questi effetti. Ci sono tanti studi
che hanno dimostrato anche con fascia MRI o tecniche neurofisiologiche, che hanno dimostrato che i bambini, per esempio musicisti, mi viene in mente questo, mi sono un po' occupata, bambini musicisti sono anche più bravi in altre performance, ad apprendere la lettura, a fare i conti, a imparare a scrivere prima, quindi è un enhancement delle capacità cognitive, gli effetti di stimolazione plastica. Nell'età adulta ci sono tantissimi studi che dimostrano fenomeni di plasticità sensorimotoria e anche cognitiva da un punto di vista comportamentale e anche da un punto di vista strutturale o funzionale cerebrale, e questo segue ovviamente il tipo di stimolazione. Vi ho fatto vedere per esempio musicisti ed ecco che sono le componenti fondamentali della processazione della musica. I bilingui, guarda caso, sistemi esecutivi e linguaggio, e nell'età invece anziana è ovvio che, come avete visto, con risonanza si perde un po' di neuroni, si perdono un po' di connessioni, ma è possibile continuare lo stesso ad ottenere fenomeni plastici e fenomeni che modificano e modulano il cervello, anche se ovviamente si parte da un livello un po' più basso. Però se uno ha mantenuto tutta la vita, e questo era il mio messaggio, alti livelli di visto che è andato a scuola molto, avrà ottenuto un livello di occupazione migliore e non ha mai fatto qualcosa di continuamente passivo o poco stimolante, ma la sua vita è sempre stata ricca e piena di stimoli, questo ha creato una base di riserva molto importante, che chi non ha fatto tutto questo è molto meno. Bene, grazie. Ci sono due fenomeni, una plasticità immediata che si può anche misurare e una plasticità a lungo termine. Grazie mille. Abbiamo un'altra domanda da parte dell'audience studentesca. Presente. Buonasera, sono Piccarda Bacianti, iscritta al primo anno di medicina, e volevo chiederle, per quanto riguarda il discorso che ha fatto sulle differenze tra maschio e femmina, legate probabilmente anche al tipo di stimoli sociali, di educazione che hanno ricevuto i soggetti, se secondo lei in una società come la nostra, in continua evoluzione sociale, potremo andare incontro a un differenziamento del, mi permetto la parola, stereotipo maschile e femminile? Questa è una domanda bellissima, mi fanno sempre tutti i miei studenti anche, e ovviamente io credo proprio di sì. Se solo pensiamo com'è anche diversa oggi la nostra acquisizione di conoscenze, una volta era libresca e adesso è con mille sistemi. Tutto questo cambia il cervello di tutti, maschi e femmine, nel modo più assoluto, io penso, pur restando le basi delle capacità cognitive, esecutive, eccetera, di linguaggio, ma è certamente un modo diverso di creare connectomics, e credo che, vista le modifiche sociali, non dappertutto però, non possiamo purtroppo ancora generalizzare, ma solo nei paesi avanzati, forse avanzati, queste differenze tra maschi e femmine si ridurranno di sicuro. Anche se molto fanno parte anche del nostro bagaglio evolutivo, ovviamente, no? Perché noi ci tiriamo dietro i geni che hanno determinato l'uomo cacciatore e invece quindi con grandi capacità visuospaziali, e invece la donna che ha altro tipo di capacità, è più di accudimento e di questo genere. Questi geni non è che ce li possiamo togliere, però certamente la società cambiando cambierà anche i nostri cervelli, io lo penso proprio. Grazie mille. E se potessi togliermi una curiosità, qual è la prossima direzione in cui le piacerebbe andare, come vorrebbe continuare a evolvere il suo studio e la sua attività? Beh, io dico, siccome ho a che fare con delle tecnologie così avanzate, vorrei andare avanti come sto andando avanti, cioè applicando dei metodi che molto avanzati, che mi permettono oggi di andare sempre più in dettaglio a studiare questi aspetti. Quindi magari l'ho detto in modo così
superficiali, ma gli studi di connettività, di connettomica, sono di estremo interesse. Io vorrei andare avanti in questa direzione, sia da un punto di vista biochimico che strutturale che funzionale. Ok, grazie. Usando l'imaging, ecco. Grazie mille. Sì. Allora, Sergio, Giovanni e poi... Sì, buonasera, sono Sergio Coppola, studente di medicina al secondo anno. Le vorrei fare una domanda di natura, tra virgolette, diagnostica. Se penso ad alcune patologie, la fascia motoria ad esempio, la diagnosi si fa anche in base alla sede di localizzazione corticale del danno. Tenendo conto che le malattie neurodegenerative presentano problematiche a livello connettomico, come vorrebbe evolvere la diagnosi da questo punto di vista, dato che si osserva comunque una complessità di ricerca nella ricerca del danno stesso? Se il tuo interesse è l'afasia, io ho appena finito di, scrivere ed è appena uscito sull'Handbook of Clinical Neurology il contributo della tecnica PET, in questo caso dal punto di vista funzionale ma anche molecolare, nelle afasie. E quindi lì puoi veramente attingere a tante possibilità di studio, di indagine, sia nella componente vascolare di lesione, sia nella componente neurodegenerativa. Quindi forse tu sei al primo anno, non sai, ci sono delle afasie specifiche neurodegenerative con caratteristiche come sono specifiche quelle causate da lesioni focali. Quindi tutto questo per generalizzare, approccio multidimensionale, studiare le connessioni, studiare l'anatomia, l'ha studiata la disciplina neuropsicologica, quindi sappiamo molto. Adesso ci dobbiamo spostare a un livello diverso, che deve farci capire qual è il ruolo, soprattutto nel caso di lesione, dell'entrare in gioco di altre componenti, di altri sistemi, che possono essere anche maladattativi, possono anche disturbare invece che supportare. Comunque uno studio a multi-levels e approfondito, se questa era la domanda. Grazie. Se... Prego. Qui le domande imperversano. C'è un altro allievo. Buonasera, sono Giovanni Dugo, iscritto al secondo anno di medicina. Avevo una domanda se c'erano degli studi che studiavano l'evoluzione del connettoma in pazienti, ad esempio, con altre patologie sempre, diciamo, altre patologie del tipo di disturbi di personalità o comunque cose più psicologiche, oppure in caso di di pazienti neurodivergenti. Ci sono studi, se tu fai una ricerca in PubMed mettendo le parole chiave corrette, su questi argomenti certamente. Studi di connettomica nelle malattie psichiatriche, certamente ce ne sono moltissimi. Studi in altre malattie neurodegenerative, noi per esempio abbiamo studiato la connettomica molecolare e metabolica e anche dopaminergica nel parkinsonismi, nella malattia di Parkinson. Tutto quello che ti stai chiedendo esiste, devi imparare a cercare e a leggere, suggerimento mio, con molta critica, e per farlo devi conoscere i metodi, quindi studiando i metodi capisci i loro limiti e le loro possibilità, e quindi leggi i lavori in modo critico, e poi se farai ricerca applicherai i metodi in modo corretto e perfetto. La ringrazio. È interessante osservare come diciamo il conoscere, saper parlare lingue diverse proteggano, ma questo è dovuto anche alla possibilità di esporsi ad ambienti diversi, cioè il parlare lingue diverse in ambienti diversi, tipo girare il mondo, no? Oppure il fatto di parlare lingue diverse, però nello stesso ambiente. Ci sono delle differenze?
La domanda che mi fai è sottile ed è quella che è stata sempre la critica dei tuoi risultati. Insomma, se dovresti capire, ci sono altri fenomeni di supporto alla plasticità che tu devi controllare, perché se no... due esempi. Il fatto della incidenza ritardata dell'Alzheimer nelle popolazioni bilingue indiane è un esempio che erano contadini, basso livello di scolarità, l'unica cosa che sapevano erano 3-4 dialetti, perché altrimenti non puoi sopravvivere. E questo è un bel esempio sociale del fenomeno. Certamente io i soggetti che ho studiato avevano la malattia di Alzheimer ed erano delle persone anziane molto stabili, cioè c'era il gruppo che veniva dal Sud Tirolo, italiano-tedesco, erano persone che hanno vissuto lì tutta la vita, quindi era proprio poco, poco stimolo, anche se consideri poi l'età di queste persone, certamente. Ovvio, come hai detto tu, che il viaggiare, girare, avere stimoli maggiori, usare le lingue a scopo anche sociale e di apprendimento d'altro, tutto questo contribuisce ulteriormente alla plasticità. È difficile disentango, è difficile separarli. Ecco, però abbiamo esempi in cui il bilinguismo era praticamente solo quello. E quindi... Ok, grazie. Prego. Buonasera, sono Lorenzo Bazzano, un allievo della scuola il quinto anno di medicina. La mia domanda è più che altro una curiosità. Mi chiedevo se, nella sua opinione, qualcuna di queste metodiche che ci ha presentato oggi potrebbero essere utilizzate poi in clinica per esempio, per predire l'outcome dei pazienti con mild cognitive impairment, quindi con la demenza di grado lieve, per capire se il loro grado di riserva cognitiva li porterà a un'evoluzione verso la demenza conclamata o viceversa, a rimanere nella loro condizione, addirittura a regredire, come sappiamo che poi succede nella clinica, ecco, nella pratica clinica. Hai messo molte cose insieme. Allora, se tu scrivi il mio nome e scrivi MCI, escono tutti i miei lavori, immagino, a scopo diagnostico e di rischio di progressione. Però vedi, il fatto della riserva è un qualcosa per cui tu, quando fai uno studio diagnostico e vedi che c'è quell'alterazione, quell'ipometabolismo che ho mostrato, che avete apprezzato dalle slide, quando c'è quello c'è già un rischio di progressione. È chiaro che, e se è esteso, vuol dire che quel soggetto lì ha consumato la sua riserva, è arrivato ad essere mild pur avendo quel grave ipometabolismo. Capisci? E poi sono i soggetti che vanno anche più veloci dopo, perché si sono mantenuti bene per tanto tempo a scapito della neurodegenerazione che grazie alla riserva non è emersa e a un certo punto poi vanno velocissimi nel declino. Quindi questo è un fenomeno importante, che vanno più veloci nel declino. Però l'altra parte è che con queste tecniche certamente possiamo predire il rischio di progressione e possiamo predirlo per malattie diverse, nel caso di mild cognitive impairment. E una cosa importante, l'hai detto così, possono regredire. Certo, è vero, e quelli che regrediscono non hanno ipometabolismo. Quindi questo è un criterio diagnostico di importanza enorme, perché vuol dire che hanno depressione, disturbi d'altro genere, vitamine certo, basse, tanti problemi, il sodio alterato, quello che vuoi, ma non c'è neurodegenerazione e infatti non c'è ipometabolismo. Questo ormai l'abbiamo dimostrato in vari lavori, sempre se fai il mio nome li trovi. Certo, grazie mille. Bella domanda, grazie. Buonasera, sono Maurizio Mendolini De Rossi, al primo anno di medicina qui a Pisa. La ringrazio per l'interessante lezione e volevo chiederle se sono stati fatti degli studi per poter indurre su modelli animali un certo livello di riserva cognitiva a livello artificialmente, se è possibile questa eventualità. Certo, se questa è la domanda, sicuramente è stato fatto e è stato dimostrato che quegli ambienti arricchiti, nei topolini nella gabbia che stanno da soli in una gabbietta di 10x10, hanno atrofia cerebrale.
mentre i topolini che hanno ruote per girare, che stanno in tre o quattro, che hanno un sacco di roba da mangiare, acqua fresca, eccetera, hanno maggior volume cerebrale. Questo è dato semplice, ma sicuramente dimostrato. Ma sono certa anche che sono andati a studiare nei dettagli, soprattutto magari l'ippocampo, le capacità di memoria, eccetera, tutto quello che si rinforza, guardando anche le connessioni, certamente, anche studi preclinici. Ma io non li faccio, per cui non ho presentato, ma è una bella domanda per sottolineare che c'è anche tutta la parte preclinica che ha queste evidenze. Ma se posso, magari anche a livello diretto cerebrale, tramite delle stimolazioni dirette che non dipendono da condizioni ambientali. Sì, ci sono anche quegli studi, certamente, ci sono anche quegli studi che sono tutti i preludi poi alle tecniche di stimolazione nell'uomo che oggi sono estese e hanno anche delle belle evidenze di modulazione sull'attività corticale, cerebrale, sui sistemi. Certamente, certamente, ci sono anche studi preclinici, non so i dettagli, ma ci sono certamente. Va bene, grazie mille. Prego. Ci sono altre domande da parte dei presenti? Ascoltandoti mi veniva una domanda da porti. Oggi si parla molto di spazi temporali entro cui offrire alle cellule cerebrali degli input che possano in un certo qual senso determinare anche delle modifiche epigenetiche, no? Io mi chiedo, il bilinguismo nella gravida, che effetto può avere sulla neuroprotezione del feto? Cioè, parlando della cosiddetta intergenerazionalità, di cui si parla molto, no? Con l'epigenetica, proprio con l'alimento, il fatto di usare il bilinguismo in una gravida in una determinata fase della gestazione può essere un conferire neuroprotezione fino alla terza generazione nella prole? Ecco, l'epigenetica nelle generazioni non è un argomento di cui mi occupo, non è il mio forte e a volte, ecco, ci vorrebbero evidenze più forti. L'effetto invece di parlare più lingue da parte della madre con effetti sul feto e sul bambino, sicuramente, perché no? Pensa solo quanto sia in grado un bambino appena nato di riconoscere i fonemi della sua lingua. Cioè è perfettamente conscio dei fonemi della sua lingua. E questo vuol dire che lo stimolo di linguaggio che ha avuto durante la gestazione, ha forgiato il sistema, una parte, una componente fondamentale del sistema di linguaggio. E quando nasce lui già le riconosce. E immaginati se la madre parla due lingue o tre lingue, è ovvio che quel bambino presterà attenzione e riconoscerà anche gli altri. E di conseguenza, anche se il device che abbiamo nel cervello per elaborare la fonologia è lo stesso, ma il fatto che uno sia esposto a molti più stimoli diversi sicuramente rinforza il sistema. Va bene, grazie. Questo è quello che posso dirti. No, perché sai, essendo come è stato presentato, un approccio di neuroprotezione, oggi tutti gli approcci di neuroprotezione o di cardioprotezione che seguono un meccanismo di tipo epigenetico li stanno, diciamo, trasferendo, ad esempio, gli studi sui gemelli omozigoti e sta dando, ad esempio, risultati molto interessanti su questo. Certamente, certamente, ma la base è sempre il fatto della plasticità, del creare compensi, riserva, connectivity. Il nostro cervello è spaventosamente plastico e poi resta, quindi, come ho detto io, lungo la vita. Questo è un fenomeno che ovviamente ha dentro dell'epigenetica, no? Perché costruisci questa riserva along your life, non è un fenomeno che prende va. Questa è un'altra evidenza. Grazie.
Buonasera professoressa, io mi chiamo Carlotta Baroni, sono una dottoranda al terzo anno. Grazie sinceramente per la sua lezione, estremamente affascinante. E, mi chiedevo se durante la sua attività avesse avuto modo di studiare pazienti affetti non solo da malattie croniche, quindi patologie neurodegenerative, ma anche che sono andati incontro ad insulti acuti, come ad esempio l'ictus. Mi chiedevo in particolare se esistesse una relazione benefica tra riserva cerebrale e fase di recupero post-stroke. La ringrazio. Certo, una domanda importantissima. Come agisce nelle malattie neurodegenerative, così ho fatto vedere, agisce per esempio nella demenza vascolare, che si basa su piccole lesioni cerebrali di tipo vascolare non neurodegenerativo. E anche per questo tipo di demenza la riserva cognitiva e quindi la riserva cerebrale producono una protezione, diciamo, cioè i deficit cognitivi sono minori a parità di quantità di lesioni. Ecco, diciamola così. Per quanto riguarda l'ictus, sì, certo, ci sono degli studi che hanno dimostrato, per esempio, io lo so, mi occupo di bilinguismo, che i bilingui con stroke, non sto dicendo quale lingua recupera prima, recupera dopo, perché questo non è così stabile, ma recuperano meglio in generale anche altre funzioni cognitive. Recuperano prima, e quindi è ovvio che una riserva che esiste agisce anche sulla lesione cerebrovascolare, quindi recuperano meglio le funzioni di linguaggio. La ringrazio moltissimo. Va bene, ci sono altre domande? Ah, professor Cioni, prego. Ciao Daniela. Ciao Giovanni. Grazie della bellissima lezione, veramente preziosa, come hai saputo mettere insieme una vita di lavoro dedicata a queste tematiche, a dare valore a queste tecniche man mano che venivano messe a punto, e tu hai contribuito a molti di queste. Ecco. Grazie. Soltanto uno stimolo, soltanto per completare un excursus ovviamente limitato di quanto la tecnologia da una parte e la plasticità dall'altra sono due grandi realtà delle neuroscienze. C'è anche l'aspetto traslazionale attraverso le tecnologie per dimostrare come la plasticità può essere anche indotta, no? Cioè tutto il mondo della plasticità come meccanismo riorganizzativo nel cervello, indotto è la grande arma per la cura indotta dall'ambiente. Hai citato un po' gli studi dell'arricchimento, che sono un po' anche, come sai, il mondo pisano, e soprattutto attraverso il gruppo del CNR, sono stati persone che hanno dato una grande evidenza alla ricerca ambientale. Quindi la domanda, ecco, io credo, ma voglio sapere la tua opinione, se queste tecnologie che tu ci hai fatto vedere possono essere anche e diventare sempre di più gli strumenti per dare un'evidenza alle nuove terapie comportamentali, ambientali o farmacologiche che inducono la plasticità. Quindi questo, credo che questi studenti della medicina del futuro avranno una realtà bellissima dell'evidenza della terapia per indurre delle modificazioni basate sulla plasticità e dimostrata dalle tue tecnologie, da queste tecnologie che tu ci hai fatto. Inizierei subito a dire che, ecco, mi piacerebbe tanto usare il 7 Tesla, ma non ce l'ho. ecco, voglio dire, voglio sottolineare che l'avanzamento delle tecnologie, che sono sempre più non solo sofisticate, ma che ci permettono di andare a vedere sempre a livelli più micro, che non macro scala, e saranno fondamentali, anche l'ottogenetica, le risonanze ad alto campo. La PET resta quella che è, se si riesce ad utilizzarla bene con dei traccianti solidi e validati che ci diano informazioni con analisi dei dati
assolutamente solide. È lì che entrano i matematici, che entrano i fisici, che ci permettono di misurare il segnale biochimico in maniera corretta e sottile. E questo deve essere il futuro. E queste misure, se applicate a dei contesti e dei paradigmi altrettanto sofisticati, le mettiamo insieme e abbiamo le evidenze solide per i fenomeni di plasticità di nostro interesse. Bene, grazie ancora e speriamo di vederci prossimamente, sì, direttamente, non più con questi strumenti. Ciao Giovanni, grazie a te. Bene, se non ci sono altri quesiti, direi di ringraziare nuovamente la professoressa Daniela Perani per la sua straordinario. E purtroppo il Covid non ha reso possibile o facilmente realizzabile la tua presenza qui alla Scuola Sant'Anna. Noi saremo felici un domani di averti qui, così da farti vedere fisicamente i luoghi della scuola. Però come tradizione per Orizzonti Medicina e Biologia c'è tutto un rituale legato non soltanto a degli omaggi che gli allievi vogliono offrire ai docenti per un giorno di Orizzonti, ma c'è anche un attestato che a firma della rettrice professoressa Sabina Nuti del One of Us, cioè il docente per un giorno Orizzonti Medicina e Biologia riceve questo attestato dell'uno di noi, che quindi anche Daniela Perani è professoressa del Sant'Anna, uno di noi, anche se sono molto onorata, grazie davvero, sono molto onorata e metterò l'attestato ben in vista anche. Credo che sia stato già... Abbiamo provveduto a spedirlo e... Oh, grazie. Speriamo arrivi presto. Bene. Grazie mille. Allora, io ringrazio nuovamente la professoressa Perani, ringrazio voi per essere qui presenti, ma anche chi si è collegato da casa, e ci vediamo al prossimo appuntamento con Orizzonti e Medicina e Biologia nel mese di febbraio con l'intervento del professor Locatelli. Grazie a tutti e buona serata e buona giornata della memoria a tutti. Giusto. Arrivederci. Arrivederci a tutti, grazie.